Ho scelto di fare questa cosa perché secondo me è uno strumento validissimo per aiutare le persone a migliorare se stesse nel corso della vita. Non tanto per un'idea di dire ah, che ganzo che sono, ma semplicemente perché più uno si migliora, più uno è felice, vive meglio. Ciao Aurelia e Ciao Islanda, benvenuta. ciao. Grazie per essere qui. Puoi Grazie parlarci di te? Chi a te. Sì, sei? io faccio l'astrologa da quando ho praticamente 12 anni, anche se professionalmente ovviamente da tempi più recenti. Ho scelto di fare questa cosa perché secondo me è uno strumento validissimo per aiutare le persone a migliorare se stesse nel corso della vita. Non tanto per un'idea di dire ah, che ganzo che sono, ma semplicemente perché più uno si migliora, più uno è felice, vive meglio. Perché fa meno attrito, c'è meno attrito fra lui e la vita. È una cosa molto costruttiva. C'è meno attrito dentro se stesso, c'è meno attrito fra se stesso e gli altri, nelle proprie relazioni, in quello che vuole fare, nel suo modo di essere nel mondo, insomma. E quindi mi è sembrata una cosa bella da fare, mi dà molta soddisfazione, devo dire. Tu fai un certo tipo di astrologia, l'astrologia evolutiva. L'astrologia normale adesso, quella senza nessun altro attributo, è considerata quella che ti spiega a partire dal tema natale quali sono le tue caratteristiche di base, di partenza. Quindi è chiaro che comunque ha una sua utilità perché è chiaro che se viene fuori dal tema natale che tu sei una persona predisposta a muoversi tanto, eccetera, eccetera, tu capirai che per te non è consigliabile un lavoro d'ufficio, per dire. Ecco, in questo senso anche l'astrologia normale fa questo compito, lo svolge egregiamente. L'astrologia evolutiva ha un qualcosa di più. Ecco, l'astrologia evolutiva invece ha la caratteristica di considerare il tema natale un punto di partenza. L'astrologia evolutiva è anche spesso chiamata astrologia karmica, in quanto considera che la persona non venga qua per la prima volta, ma non è essenziale sottoscrivere la tesi delle vite precedenti per utilizzare bene l'astrologia evolutiva, perché in realtà parte dal fatto che il tema natale è la carta d'identità con la quale arrivi qua. Ma così come tu nella vita normale puoi decidere di laurearti in lingue piuttosto che diventare ingegnere, piuttosto che fare il fabbro, cioè sono scelte tue, allo stesso modo tu utilizzerai le tue particolarità che ti vengono descritte dalla carta natale allo scopo di evolverti, cioè di sistemare anche quelle che sono delle cose che funzionano in maniera un po' disarmonica dentro di te. Cioè questa è un'esperienza comune di tutti, anche persone che non hanno nulla a che fare con l'astrologia, cioè rendersi conto che al proprio interno ci sono delle cose che funzionano bene, cioè tipo, ah, io sono molto bravo a parlare con le persone, benissimo, però magari sai di avere un tallone d'Achille in un altro settore della tua vita. Ecco, quelli che noi chiamiamo talloni d'Achille sono degli ambiti, dei settori in cui dei pianeti sono in conflitto fra di loro e questo ci fa agire in una maniera che non è funzionale proprio, in maniera disfunzionale assolutamente. Questi sono ambiti che noi possiamo migliorare. Ovviamente tutto viene migliorato da un lavoro su di sé, cioè dalla capacità di osservarsi, dalla capacità di non giudicarsi e della capacità di essere capaci di proporre a se stessi delle nuove modalità, o osare battere delle nuove strade, non fermarsi dicendo io sono così, era così anche mio padre, sai, quelle classiche frasi, no? Che ti legano poi, ti legano a rimanere, come dire, infognati, non mi viene un altro termine, ma credo sia italiano autorizzato, Bloccati. esatto, bloccati, ma proprio come nella ruota di un criceto, dove le situazioni ti si ripropongono. Ti faccio un esempio, io lo cito sempre questo che è un caso tipico. Allora, una volta è venuta da me un uomo a fare un tema natale e questo uomo è venuto da me con la classica frase che potrebbe sembrare una frase fatta: io trovo sempre la donna sbagliata. E io gli ho guardato il tema natale e a un certo punto gli ho detto: è vero, perché tu cerchi la donna sbagliata e ti spiego perché.
praticamente questo signore aveva la sua luna, che in oroscopo maschile è abbastanza il femminile verso cui un uomo tende, il tipo di donna, identifica un po' la tipologia. Lui aveva una luna in toro. Con una luna in toro un uomo cerca una donna abbastanza tradizionalista, molto pratica, con i piedi per terra, no? Molto che si fonda sulle cose, sulle poche cose autentiche della vita, così. Peccato che quest'uomo avesse poi delle altre configurazioni che lo facevano essere molto poco sicuro di sé, aveva avuto un problema problematico col padre, cose di questo tipo. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che lui, adesso sembra banale dirlo, ma nessuno si deve vergognare, sono dei meccanismi che capitano. Quest'uomo sceglieva delle donne molto appariscenti, perché diventavano per lui un modo di presentarsi al mondo in maniera più sicura di sé, perché aveva questa insicurezza sua. E io, siccome ero abbastanza in confidenza con quest'uomo, mi sono permessa di dirgli, gli ho detto: guarda, è vero, ma tu devi occuparti assolutamente di risolvere questo tuo problema tuo. Dopo cercherai la persona giusta, perché tu non te ne accorgi. E poi quando gliel'ho detto, gli ho detto: è vero, cioè è vero che faccio sta cosa. Non se lo era, ma non era mica una persona stupida, perché a volte tu metti il dito in cose che la persona ha visto che si ripetono, ma non capisce perché continua a succedere. E questo è... Poi tu sembra che gli abbia rivelato chissà che cosa, ma in realtà non hai fatto altro che fare 2 più 2 fa 4. Gli dici: vedi, tu ti andrebbe bene questo, però tu vai dall'altra parte e cerchi un'altra cosa. Chiaro che tu non sei contento. Chiaro che ti vanno... Capisci come funziona? Sì, sì, sì. Qual è stato il momento in cui hai deciso di approfondire, studiare l'astrologia? Beh, guarda, io sono stata folgorata sulla via non di Damasco ma di Torino, perché mio papà, quando ero piccola, avevo 12 anni, mi ha portato da questo suo amico con quale aveva rapporti di lavoro, hanno fatto le loro cose di lavoro, poi dopo questo signore, erano i tempi in cui ancora si facevano i calcoli con la calcolatrice, ovviamente, e il grafico era un cerchio su cui tu tiravi le righe, no? Ovviamente. E questo signore a un certo punto mi ha chiesto i dati di nascita, tira delle righe, fa dei conti, eccetera, eccetera, e mi dice delle cose di me che non poteva sapere neanche mio padre, proprio delle cose particolari, tipo: tu sei insicura quando devi fare questo tipo di cose, se invece ti riesce bene quest'altra cosa, a te piace tanto questo, però su quell'altro... Cioè, io sono rimasta folgorata e praticamente da quel giorno lì ho voluto studiare astrologia, cioè ho studiato astrologia. Mio papà, nel viaggio di ritorno, era occupato a parlare con me di quanto ci avesse azzeccato e ero occupata a dire: papà, mi devi comprare dei libri di astrologia, cioè proprio, fantastico. Non c'è discussione proprio, sì. E nella tua vita personale ti è servita? Nella vita mia personale mi è servita molto, e soprattutto con le figlie, devo dire. L'ho ripresa alla grande, l'ho cominciata a utilizzare anche professionalmente quando mi sono resa conto che il fatto di poter individuare una persona, quali sono le cose utili per quella persona, perché banalmente a me interessa molto il tema dell'educazione, ovviamente. Dico ovviamente perché ho la luna in Cancro, scusa, adesso non mi ricordavo che sto parlando a un pubblico eterogeneo. Comunque luna in Cancro fa sì che per me i bambini e l'educazione siano una cosa abbastanza importante. E niente, uno dice banalmente: ma io ho avuto magari tanti figli, mi sono comportata con tutti alla stessa maniera, ma non va bene, perché non va bene? Perché a parte il fatto che ogni figlio ci suscita in noi delle cose che riflettono delle nostre cose da sistemare, no? Come tu probabilmente ben sai. Sì. Ma inoltre ogni figlio c'ha la chiave per aprire quella porta, perché c'è quello che tu devi dirgli: ah, ma io lo so che tu sai fare meglio di così, io sono sicura che tu farai meglio di così. C'è quello a cui serve metterlo in confronto con qualcos'altro. Sei molto migliorato rispetto a prima. C'è quello a cui non interessa nessuna di queste argomentazioni e apprezza solamente il fatto che tu gli dici: mi sei stato utile, per esempio, perché per lui è importante essere utile a qualcun altro. Quindi ognuno ha la propria chiave e tu, se conosci la chiave, puoi aiutare le persone. È vero anche che se conosci la chiave puoi come dire
opportunisticamente sfruttare le situazioni, questo è vero, però questo succede normalmente anche utilizzando altri mezzi. Questo è la coscienza della persona poi che lo fa agire in un modo o nell'altro. Diciamo che ci sono ditte, soprattutto negli Stati Uniti, che utilizzano la consulenza astrologica per vedere quali sono, per esempio, le tendenze ad ammalarsi di una cosa piuttosto che la stabilità mentale di una persona, Ma dai, l'assumo o non l'assumo. non lo sapevo Sì, eh sì, da questo. noi prendiamo molto in giro questa cosa, ma in realtà più o meno segretamente, perché la cosa non viene divulgata, ma queste cose vengono utilizzate parecchio, parecchio, parecchio. E questa è un po' una, come dire, è un'intromissione in una sfera della privacy delle persone e a scopo selettivo e discriminatorio in realtà. Poi stia sempre lì, chiaro che se io devo assumere una persona e scelgo un Gemelli, un Mercuriale, lo metto in ufficio chiuso, ho sbagliato. Però se io utilizzando il tema Natale decido di fargli fare il venditore a questa persona, io ho in mano una carta che magari altre ditte concorrenti non hanno, perché questo sarà ingambissima. Capisci? Quindi poi lì è la coscienza personale di ognuno come utilizza le Nell'antichità era il fondamento per cose. ogni Certo, cosa, si guardava sempre il cielo per stabilire, assolutamente. nell'agricoltura, per prendere delle decisioni Certo. importanti. Certo. Nei tempi antichi, si credeva che la massima riuscita di un uomo fosse quella di conformarsi e inserirsi al meglio nell'universo esistente. Quindi, era valido qualsiasi metodo di analisi che potesse fornire delle informazioni su che cosa richiedeva l'energia del momento, così come succede in natura, cioè, in inverno si richiede il letargo, quindi in inverno si vive delle provviste che si sono fatte, cioè, e l'uomo si regolava di conseguenza ai ritmi universali, stagionali, proprio della natura. La scienza si è molto, ha portato l'uomo a, come dire, allontanarsi dalla natura e a privilegiare, l'atteggiamento di quello che la natura la deve governare, la deve, è lui che deve decidere cosa si fa, cosa non si fa, senza più domandarsi ma questa cosa è consona all'ambiente, è consona al tempo. Questo porta poi anche ai disastri che adesso stiamo vivendo, ovviamente. Certo, detto così sembra una banalità, però questa è la realtà, perché se io a un certo punto, adesso dico una cosa veramente banale, cioè per mangiare dei frutti che non sarebbero quelli della stagione in cui io li dovrei mangiare, forzo le coltivazioni, costringo a importarli da paesi dove c'è dell'altro emisfero, dove c'è l'altra stagione, tipo inverno-estate, dove vengono coltivati, facendo fare dei viaggi, implasticandoli. Cioè, è chiaro che io mi predispongo a un rapporto antagonista con la natura e con l'universo nel quale io sono inserito. E questo poi devo essere disposto a pagarne le conseguenze. Diciamo che ai tempi in cui ti riferisci tu, l'astrologia era considerata, uno strumento che chiariva all'uomo qual era la cosa migliore che lui poteva fare in quel periodo. E quindi in quel modo E la lì seguiva. l'uomo era inserito nella Era natura. in perfetta armonia. Chiaro, chiaro. Prima di affrontare il Sì. discorso del libro, perché tu hai scritto un libro molto interessante, volevo che tu chiarissi bene a chi non è pratico di questi argomenti cos'è un tema natale. Sì. Ecco, un tema Natale è rispecchia le posizioni che avevano i pianeti, visti ovviamente dalla Terra, perché è geocentrica l'astrologia, a differenza dell'astronomia, le posizioni che avevano i pianeti al momento della tua nascita, nel luogo in cui tu sei nato, nell'ora in cui tu sei nato. A questo punto si viene a creare un tema natale, dove i pianeti occupano delle posizioni in certi segni e in certe case. I segni sono i classici 12 segni zodiacali che uno conosce, e sono per esempio comuni a tutti quelli che sono nati quel giorno. Non so, nati quel giorno a Milano ci avranno più o meno tutti i pianeti, a parte la Luna che si sposta molto velocemente, negli stessi segni. Però ce li avranno in case diverse e questo
cambia totalmente il quadro astrologico della persona. Le case sono i settori della vita, adesso qui non sto ad elencarle tutte, comunque sono degli ambiti in cui si esprime l'energia di quel pianeta. Quindi uno potrà avere i pianeti dislocati in varie case. Cosa succede? Questi pianeti fra di loro possono essere in posizione armonica o disarmonica l'uno con l'altro. Sono in posizione armonica quando sono in sestile, in trigono, e sono in posizione disarmonica quando sono in opposizione, in quadratura. Adesso io sto molto vaga, superficializzando certo. La cosa. La congiunzione dipende da fra che pianeti avviene, quindi può essere sia un elemento difficile da viversi o una cosa facile. Ecco, a partire da qua, quindi, ognuno si ritrova nel suo tema natale dei pianeti che sono fra di loro in aspetto armonico e dei pianeti che sono fra di loro in aspetto disarmonico. Quelli che sono in aspetto armonico sono quelli che fanno dire di una persona: ah, quello lì conosce le persone in 448, fa subito amicizia, gli è facile parlare. Avrà degli aspetti armonici fra certi suoi pianeti che fanno sì che lui abbia questo dono di entrare subito in armonia, in confidenza con le persone. Quindi non ci occupiamo qui nella nostra intervista, e neanche io mi occupo tantissimo quando faccio dei colloqui sul tema natale delle cose che già riescono bene, perché a parte il fatto che serve solo a pompare l'ego delle persone o il mio rispetto al mio tema natale, ma tanto quelle cose funzionano bene, cioè non è che si metteranno a funzionare male, ti funzioneranno sempre bene, perché già di partenza ti sono date come delle cose che funzionano. Quindi è molto più interessante occuparsi di quelle cose che nel tuo tema natale sono in aspetto disarmonico, cioè quei pianeti che fra di loro sono in quadratura, in opposizione, perché quelli sono un terreno sul quale tu ci puoi lavorare, perché tu noterai nella tua vita il ripetersi di situazioni. Una volta che ti sarà chiara la simbologia di quell'aspetto, e qui dovresti parlarne con un astrologo, però poi vediamo che attraverso il libro ti è possibile farlo anche senza scendere in questi particolari. Per fare un esempio banale, una persona che ha nel suo tema natale il Sole in posizione conflittuale con Saturno, è una persona a cui, in qualsiasi maniera si sia verificato, ma le è mancata la benedizione del padre nel suo andare nel mondo. Come dire, vai, riesci, sei in gamba, ce la fai. Quando manca questa cosa, la persona sviluppa poi nel corso della vita un atteggiamento molto, innanzitutto una rabbia di fondo, come se a lui non fosse stato dato tutto quello che gli doveva essere dato, che fosse stata commessa un'ingiustizia ai suoi danni, e ripete questo atteggiamento. Lo può avere nell'ambito del lavoro, nell'ambito anche sentimentale, delle sue relazioni, come se ci fosse sempre un'ingiustizia latente che viene fatta nei suoi confronti. Questo fa sì che la persona non scorra bene nella vita rispetto a questo atteggiamento, ovviamente, no? Ecco, questo ed altri sono degli aspetti di cui ognuno di noi si può occupare per migliorarli. Parlaci del libro. Questo libro, intanto facciamolo vedere, si intitola, titolo molto pomposo, I sentieri di rettificazione planetaria, praticamente si fonda sull'albero della Kabbalah che qui vedete. I sentieri non sono altro che questi sentieri che uniscono un pianeta all'altro, come vedete. Senza dilungarci in delucidazioni sulla Kabbalah, di cui avrete sentito parlare, sappiate solamente che è un sistema di interpretazione dell'universo antichissimo, che è stato sviluppato in ambito ebraico tanto, da tanti rabbini che si sono succeduti nel corso del tempo, ed è sostanzialmente un sistema interpretativo dell'universo. Quindi per me è molto funzionale in accoppiata all'astrologia, perché ci permette di fare questo esempio. Adesso, visto che siamo in video, voi lo vedete, il Sole è qua, qua in alto c'è Saturno, questo qui è un sentiero che unisce Sole e Saturno. Nell'esempio che io facevo prima, di un padre che non abbia dato la sua benedizione, ovviamente alla persona queste cose funzionano male. Su questo sentiero c'è una lettera ebraica, che è la lettera Ain. Questa
questa lettera riflette esattamente, attraverso il suo messaggio, una fonte di ispirazione a cui si può appunto ispirare la persona per sistemare questa sua cosa che funziona male. Vale a dire, la Ain è legata allo stato di rabbia, al fatto di... E attraverso, poi va bene, nel libro ci sono anche degli esercizi molto divertenti, alcuni divertenti, altri che ho chiamato atti di coraggio, perché è necessario proprio che la persona faccia un piccolo atto di coraggio. Però il mio tentativo è sempre di rendere molto giocoso tutto quanto, faccio vedere ancora il libro, molto giocoso tutto quanto, perché la base di partenza per migliorare le cose al nostro interno è quella di non essere pesanti con noi stessi e di non giudicarci, di dire: ah, ok, va bene, adesso me l'hanno anche proprio detto, spiegato che io c'ho quel problema lì, ok, adesso cercherò di vederlo tutte le volte che si manifesta. E ogni volta che lo vedi manifestarti, non è che devi fustigarti, ovviamente, lo vedi che si manifesta. Le prime volte non riuscirai a far diverso da come hai fatto le altre volte che l'hai visto manifestarsi, però a poco cominci a prenderne le distanze, perché cominci a renderti conto che questi pianeti sono come gli attori sul palcoscenico, quindi tu li vedi agire. Lo vedrai agire quando vedrai il Sole e Saturno e la rabbia che nasce quando qualcuno cercherà di ostacolarti o di dirti che magari non sei in grado. Tu sentirai una rabbia cieca, che è proprio quella che hai sentito per non essere stato, per non aver avuto questa benedizione ad andare nel mondo, come se a te non fosse giusto darla, perché le prime volte ti accorgerai di questa roba che ti monta e ti sembrerà di non poterla controllare, e a volte non la controllerai, però poco a poco ti abituerai a vederla in questi termini. Ah sì, è Saturno che adesso sta entrando in conflitto col Sole, sì sì, adesso quei due lì, quello lì mi vuol bloccare, ma io lo lascio anche dire, però io vado lo stesso. E comincerai a vedere le cose con più leggerezza, perché questa è sempre la chiave di tutto. Cioè, noi quando vediamo qualcosa di brutto dentro di noi, non dobbiamo giudicarci o pensare che siamo fatti così. E lo dico anche per quelli che fossero abbastanza pigri da pensare che in fondo alla fine il lavoro non vale la candela, perché c'è chi lo pensa anche inconsciamente: il lavoro vale sempre la candela, perché questo stato di continua tensione che tu vivi consuma le tue energie e quindi ti fa essere scontento delle tue giornate e ti fa sperimentare continue frustrazioni. Quindi riuscire a vedere da una certa distanza questi tuoi protagonisti che dentro di te fanno il loro teatrino e riuscire a un certo punto, dopo un po', a riuscire a dire: ah sì, stanno facendo quel giochino lì, io ma lo conosco, l'hanno già fatto un sacco di volte, come dire, non mi prendono più in castagna, io sono fuori, vedo che succedono ste cose e so che devo sistemarle attraverso anche l'ausilio delle lettere che collegano fra di loro questi pianeti che non funzionano. Quindi il libro spiega tutte queste cose, è uno strumento. Il libro è uno strumento che permette anche a chi non è astrologo, non intende andare dall'astrologo per farsi leggere un tema natale, semplicemente di farsi il suo tema natale con un motore di ricerca qualsiasi. Non sostituisce, chiaro, il lavoro che si può fare con un astrologo, che è chiaramente un lavoro anche di un certo coaching, di un certo una consulenza. Però è comunque un lavoro utile che la persona può fare. Perché? Perché quando ha quel tema natale, lui vedrà delle righe rosse e delle righe blu, sostanzialmente. Le righe blu può anche lasciarle perdere, sono quello che già gli funziona. Le righe rosse sono quelle cose che lui può sistemare. Quindi, essendo le cose che lui può sistemare, si deve dar da fare. Andrà a verificare quale lettera collega questi due pianeti che fra di loro non sono in situazione armonica, e cercherà di approfondire il significato di questa lettera ebraica. Beh, deve essere un libro bellissimo. E dove lo possono trovare? Lo possono trovare online, per ora solo online. Bene. In libreria. Quindi cercatelo e acquistatelo. Sì, è utile. Dire, mi sono divertita a scriverlo, ma chi l'ha letto mi ha detto che si è divertito molto anche a leggerlo. Bene. Vorrei portare un po' di leggerezza nel nostro lavoro che ognuno di noi fa come lavoro su di sé.
Ce n'è bisogno. E a proposito di leggerezza, gli oroscopi per finire. Ci Dimmi. vogliamo credere o no? Ma sai, l'oroscopo, se tu intendi l'oroscopo quello che c'è Quello sui dei giornali, giornalini. beh, è abbastanza poco attendibile. È poco Vero? attendibile, anzi, direi che allontana dalla vera astrologia, perché innanzitutto fa di tutte erbe un fascio, perché l'oroscopo della bilancia è riferito a una persona che ha il sole in bilancia, ma la persona potrebbe avere il sole in bilancia e i pianeti in tutt'altro segno, gli altri, quindi avrebbe magari poche caratteristiche della bilancia in quel caso. Ma a parte quello, quello che a me non piace di questo tipo di cose è proprio quella tendenza a mettere l'utente, diciamo, chi usufruisce di queste cose, in una posizione passiva, cioè gli astri stanno facendo tutto questo loro teatrino. Io sono qui e devo aspettare che Saturno si tolga dalla posizione che è contro di me, che è contrario, e poi dopo meno male che il mese venturo ci avrò Giove. Io non credo che l'essere umano sia stato messo qua per avere una posizione così passiva nella creazione. Sarebbe anche una noia mortale, fra l'altro, dover tenere l'ombrello continuamente aperto per pararsi da Giove o da Saturno contrari, cioè, Certo. quindi. Aurelia, grazie mille per Grazie essere stata mia ospite e noi cercheremo tutti il libro, mi a te. Va bene, raccomando. grazie, grazie a te Claudia, grazie. Ciao. Ciao, ciao.